Spirito Santo. Amen. Benvenuti e buona giornata. Preghiamo. Intanto ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Eppure Cristo e la sua morte in croce vi sono stati annunziati con la massima chiarezza. Una cosa vorrei sapere da voi. Dio vi ha forse dato il suo spirito perché avete ubbidito alla legge, o non piuttosto perché avete ascoltato la parola della fede? Siete proprio così sciocchi? Avete incominciato a vivere con lo Spirito di Dio e ora volete andare avanti con sforzi umani? Avete dunque fatto invano tante esperienze? È impossibile. Dio vi dà lo Spirito e opera miracoli in mezzo a voi perché avete ubbidito alla legge, o perché avete ascoltato il messaggio della fede? Come dice la Bibbia, Abramo ebbe fiducia in Dio e per questo Dio lo considerò giusto. Ripetiamo insieme: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta in luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Di questo gioisce il mio cuore, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. La
maggior parte di voi viene da Pescara, sì? Quindi avete parenti, amici a Pescara? Voi state pensando non tanto alla risposta ovvia, ma a quella difficile, perché pensate, chissà dove vuole arrivare, lo sappiamo. E invece le cose di Dio sono estremamente semplici. Allora, parenti, amici, la casa, se volete tornare a casa dovete andare a Pescara, o no? Più o meno, dico Pescara per dire circondario. E perché siete qui? Non aspetto una cinquantina di risposte, ve le devo per tutti. Perché sentite la voce di Dio nell'anima. Siete venuti per un motivo spirituale. Perché ci credete e perché ci volete credere di più. Perciò volete l'aiuto mio. E va bene, siamo qui insieme per questo. Allora, fate conto che non tornerete più alle vostre case, non incontrerete i vostri amici, quelli di sempre, ma da questa mattina avete un taglio tra voi e la società, perché la vocazione evangelica vi porta alla fede, ma la vocazione francescana vi porta molto lontano dalla mentalità del mondo, della società. E se volete seguire questa voce di Dio dentro di voi che vi ha portati qui e adesso vi chiede di più, dovete riflettere seriamente. La conversione è un dono di Dio, ma è un fatto umano di grande serietà. Non è un andare e venire come la foglia quando tira il vento, no, se tira da nord va verso sud la foglia o viceversa. E incomincia un cammino diritto, costante e preciso, che innanzitutto voi sapete chi vi spinge, ma sapete ancora meglio che la meta è sicura, perché Dio è verità. Non illude mai nessuno. Ha illuso gli apostoli, ha detto a Pietro sarai pescatore di uomini, è diventato pescatore di uomini Pietro. Paolo, il carnefice sbagliato, per la misericordia di Dio è diventato il più grande apostolo, e Dio gli ha detto quello che doveva fare: tu mi farai conoscere ai pagani, io sarò sempre con te. Sono avvenute le due cose? Sì, Paolo è stato il grande apostolo dei gentili che saremmo noi, cioè i non ebrei, ed è stato anche un vaso pieno di Spirito Santo. Io quando i giovani mi chiedono cosa potrei leggere della Bibbia, molto utile per me, io rispondo le lettere di San Paolo. Là non c'è frollezza, non c'è dubbiosità, non c'è notte e giorno confusi. La notte è la notte, il giorno è il giorno, la parola di Dio è parola di verità. Paolo parla dal cuore ed è illuminato dallo Spirito Santo. Mi meraviglio ogni volta che apro le lettere di San Paolo, dico, ma sembra che l'abbia scritto oggi, ieri. Talmente sono di attualità per i cristiani. Non puoi pensare, vado a leggere un autore di 2000 anni fa. Quando io prendo la penna e scrivo, lo faccio molto spesso, almeno 2 ore nelle 24 ore, sento che così agisce lo Spirito Santo. Ti si fiocca dentro, ti scalda, ti illumina, ti spinge, ti converte, senti il dolore dell'ignoranza, il dispiacere del peccato, il timore della non perseveranza. Ma noi dobbiamo parlare di Francesco questa mattina, ma la fonte dove Francesco ha bevuto è questa,
talmente sapeva bene il Vangelo per averlo letto tutti i giorni, continuamente, con attenzione, meditando il Vangelo, non come quindi la parola di interesse intellettuale, fammi vedere che c'è scritto nel Vangelo, no, fammi vedere che cosa mi dice lo Spirito Santo. E lui, da quando deve scegliere il tipo di vita, vi ricordate che fece? Andò, disse al sacerdote, apri il Vangelo e voglio sapere che mi dice il Signore. E assieme lui e il fratello, tre volte, ed ebbe l'ordine perfetto della regola che egli avrebbe scritto, pure a malincuore, perché lui non voleva scrivere una regola. C'è il Vangelo, da tutto là, ma i frati insistere, e vabbè. Però dopo che l'ha scritta non la volevano osservare, perché troppo severa, sapete, gliela riportarono, prima si consigliarono insieme tutti quanti, poi gliela riportarono e gli disse, Francesco, questa è una cosa che puoi osservare solo tu, per noi non è. Allora lui è andato a pregare e Gesù gli ha detto, digli che se ne possono andare, tutti quanti, quello che ti ho detto e tu hai scritto, quello è. Senza chiosa, senza chiosa, senza chiosa. Lo Spirito Santo ripete questa espressione tre volte. La chiosa, sapete che è? Sono quei codicilli che si scrivono a fianco di un paragrafo del codice per attenuarne il peso, la portata, capito? Per alleggerirlo. No, niente chiosa. Quello che ho detto è, e si osserva alla lettera. E Francesco lo ha fatto e i frati hanno imparato che se volevano perseverare dovevano fare come lui. Ma da dove prendiamo ogni giorno questa potenza che ci deve staccare dalla casa, dai parenti, dagli amici? Dove la prendiamo? Nella preghiera. Quando noi ci inginocchiamo davanti a Dio e incomincia un miracolo. A volte noi preghiamo un'ora o due, distratti, ce ne andiamo, pensiamo che non abbiamo migliorato niente. Non è così, è la nostra impressione. Dio ha seminato. Quando il contadino getta il grano a novembre, a dicembre, sotto la terra, fino a gennaio, a febbraio, che può pensare? Ho sprecato tutta la fatica e tutto quel bel grano che c'avevo. Ma quando arriva marzo incomincia a vedere che germoglia e poi cresce e poi biondeggia, matura, va a mietere. È una bellezza oltre che una ricchezza. Lo Spirito Santo non getta mai un seme inutilmente, dice la Bibbia. Se io mando la pioggia, perché la pioggia deve servire, e non tornerà a me quell'acqua se non dopo aver compiuto il motivo per cui l'ho mandato. Tutto. Allora, un'ispirazione dello Spirito Santo, se non la accogliamo subito, è sprecata. No, mai del tutto sprecata. Può darsi che fra un anno, fra due anni, noi andremo a ripescare dentro di noi la memoria, la mente, l'intelligenza, l'anima, quell'ispirazione e ne facciamo una regola di vita. Forse addirittura imbocchiamo la via della santità. Così è. A volte abbiamo bisogno di questo. Se voi avete una grande sete, cercate la fontana o la sorgente, meglio ancora. Se andate sulle montagne trovate la sorgente. Perché non vi fermate la prima goccia d'acqua fresca che bevete? Avete bevuto una goccia d'acqua fresca? Basta. Vi basta? No, vi basta. Perché la sete è grande, così nell'anima è la sete di Dio. Non basta un Padre Nostro, una Maria, un Rosario, una Messa, una Comunione, non bastano. Per sé una benedizione di Dio potrebbe bastare a portarci in paradiso, e perché no? Ci benedice lui non spreca niente, il Signore mi ha benedetto, io così pensavo appunto. Sono andato a Padre Pio, quando mi ha abbracciato ho detto, per me è fatta, sono arrivato. Adesso Gesù Cristo non mi può più buttare all'inferno. Mi ha abbracciato Padre Pio. Ci sono i segni di Dio che passa,
A volte avete, ho fatto certi discorsi, certe riflessioni, ho letto certi libri, chissà quante volte, e tutto rimane come prima. Arriva un momento in cui niente, boom, si capovolge tutto. Come un alluvione, un terremoto. Perché Dio è costretto a volte a fare l'alluvione o il terremoto dentro di noi. Se no, continuiamo sempre così, fiacchi, mediocri. Quando ero piccolo a scuola mettevo il punteggio massimo, mediocre. Ma non mi è capitato di ricevere un mediocre, se no avrei abbandonato la scuola. Che venga a fare qua? Ci assegnavo una poesia al giorno alle 11, io uscivo, leggevo due volte, già potevo ripetere. Deve essere efficace l'insegnamento di Dio, e questo lo Spirito Santo lo vuole. Non sciupate niente. Non tornate ogni tanto dal capo, perché il tempo non torna dal capo. Noi, nella bontà, possiamo tornare indietro, diventare cattivi o meno buoni. Il tempo non torna indietro per dire, vabbè, ma ti vengo a riprendere, tu fra 5 anni avrai ancora 10 anni o 15 anni, come ce l'hai adesso. Questo non succede. Ah, ma mi pare che questa urgenza sia messa da Dio casualmente. Quante volte io penso, ma è un pensiero perché la memoria ce l'ha, com'era la mia gaiezza nell'età fanciullesca, nella giovinezza, come gioivo, come prendevo la giornata, quali erano i miei desideri e propositi, quelli di allora. Eppure ci sono momenti della giovinezza e della fanciullezza che vanno ripresi per ritornare piccoli spiritualmente, cioè scaricare tutta quella massiccia montagna di vane esperienze, anzi a volte pericolose, nocive esperienze della società. Ne facciamo tutti purtroppo un po' di esperienze. Allora io voglio riprendere quell'età, quella purezza di spirito e di cuore, quella sincerità di intenzione. Non è un né, o è sì o è no. E allora è bello, allora il Signore si mette al nostro fianco, dice vabbè, io mo c'ho 7 miliardi di persone al mondo, ho quelli che lascio là, tu sei la pecorella che andavi zoppicando, adesso cammino a fianco a te, o mi piaci tu, ti voglio come dico io. E se io dico, vabbè, se sono d'accordo, Signore. E lui comincia. Avete visto come si fa quando il cuoco ammassa la farina? Beh, voi donne, poi penso, almeno per misericordia, oggi siete costretti a rimpastare qualche volta. Sì, le cose standard cominciano a stancare, a stufare. E anche perché costano troppo. Io ho sentito alla televisione una signora intervistata. La mangi la carne, pensionata, ha risposto, prima mangiavo 2 volte alla settimana, adesso 1 volta ogni 15 giorni. Cambiano le condizioni della società e noi dobbiamo imparare anche che certe volte è meglio anticipare questi cambiamenti, li facciamo volontariamente, ci pesa di meno e frutta di più. Ma io mi riferisco allo spirito. Non aspettiamo un anno per dare una gioia a Gesù, diamogliela oggi, chissà fra un anno dove saremo. Sei tu il mio Signore, abbiamo detto, senza di te non ho alcun bene. Questa è la concezione della povertà evangelica di spirito, perché esiste anche la povertà evangelica di fatto. San Francesco ha rinunciato ai beni che aveva, e quella è una povertà di fatto. Se voleva mangiare deve andare a bussare alla porta di qualcuno, se gliela davano un po' di minestra se la mangiava, se poi gli davano l'intruglio o si contentava dell'intruglio o digiunava, ma lui era felice dell'intruglio, e se andando in giro vedeva un povero più povero di lui si vergognava, gli dava i suoi vestiti, chiedeva la zuppa che quello teneva dentro, non so, ciotola,
piatto troppo lusso per un povero. Questo faceva, l'ha fatto anche quando è andato a San Pietro, lo raccontano le fonti francescane, si è seduto sulla lunga gradinata, così ha visto un poveretto a fianco a lui, proprio la miseria dentro quella ciotola. Allora l'ha pregato, proprio come si prega uno che è ricco e ti può fare un grande regalo: mi dai per piacere la tua ciotola, tira la mia, e gliela mostrate, bella piena era. E quello ha accettato. Francesco allora ha mangiato la felicità quel giorno più che l'intruglio. Quando lo Spirito Santo trasforma dentro, questo accade, lasciatemi usare un avverbio inesatto, naturalmente. Perché esiste una naturalità o naturalezza del mondo intellettuale, fisico, ma esiste anche una naturalezza del soprannaturale. Una volta chiesi a Enrico Medi, il grande scienziato, penso abbiate letto qualcosa, sentito, era presidente dell'Euratom internazionale, una mente veramente straordinaria, che aveva in mente tutti i nomi degli astri conosciuti, dei pianeti conosciuti, e ti diceva subito le distanze per l'uno all'altro, e l'ellissi, ti lasciava incantato. Dice, ma questo come può, dentro la testa, e la testa come la mia, avere tutte queste nozioni? Perché era appassionato di quello, era un carisma, diciamolo pure. Allora un giorno gli ho chiesto, ma Enrico, perché tu lasci Roma, lasci la tua cattedra e corri tanto spesso qui da Padre Pio? Lui mi ha guardato prima e mi ha detto, ma che domanda mi stai a fare? Poi ha detto, lo sai pure tu, qui il soprannaturale è naturale. Questa risposta mi ha colpito molto. Lì non c'era bisogno di aspettare la sera per vedere un miracolo. Appena entravi già ne aveva qualcuno sotto gli occhi. Il soprannaturale è naturale, cioè avviene così. Direi che nessuno si meravigliava. Come non ci meravigliavamo o non ci scandalizzavamo quando Padre Pio, un peccatore che dopo 40 anni era arrivato, lo prendeva per un braccio, esci fuori, vattene. L'ha fatto pure con me, l'ha cacciato fuori. E tutti quelli che erano lì, erano laici, non erano, lì ogni 5 laici poteva starci un sacerdote. Quindi una fila lunghissima, vedete quanta gente ci stava. È un bello spettacolo. Però io non avevo capito niente, allora lui mi ha detto, ma dove vai? Ma dove vai? Mi ha detto, vattene. Allora, ve l'ho raccontato questo episodio, no? Lo sapete tutti? No? Allora, ma ve lo dico. Era il confessionale all'angolo della sacristia vecchia, e lì c'era una finestra. Lui mi ha detto, tira quella tendina. 2 del pomeriggio, 2:30, il sole aveva fastidio, capite, vabbè. E l'ho tirata, la tenuta chiusa, e quindi me ne dovevo andare. E lui mi ha fatto, a rimetterli come stava. E tutta la gente guardava e sentiva. E io l'ho rimessi come stava. Non ho sentito minimamente l'offesa per questa specie di altalena, di cose contraddittorie. Dice, ma mi sta prendendo in giro. No, no, non mi è venuto questo, perché ero preso dalla preoccupazione di capire il rimprovero e il castigo, la punizione che mi ha dato, vattene. Quando lui mi ha detto, rimettili come stava, okay? E io continuavo a pensare, lui mi ha detto, ti ho detto, tira quella tendina, allora, ripia e riportano come di là. E intanto continuava, finalmente, bam. Ho detto, ma io ho detto a Padre Pio che sono felice di essermi confessato da lui. Quindi ho fatto un elogio alla sua persona. Insomma, gli ho attribuito un merito, una bravura. Gli altri non ce l'hanno, quindi sono venuto qui a San Giovanni per te, non per l'anima mia. Giustamente allora Padre Pio mi sta cacciando fuori. Ma è stata missione di, sapete quando nella mente queste cose, boom, e sono scintille velocissime, 3 secondi, e mi sento dire da lui, ah, non te ne puoi, oh, sì.
Vattene poi, no? Il vattene vale. Puoi andare perché hai capito. Se no dove andavi se non hai capito niente? È quello che facciamo noi con Dio. Ci arrabbiamo, ci allontaniamo. Pensiamo che Lui non si interessa di noi. E allora? Non lo dice Lui vattene, lo diciamo noi. Ma che stai a pregare? Ma che stai a fare? Ma che c'è tutta la pazienza con quello? Ma vattene. Secondo voi chi le dice queste parole a noi? Chi ce le suggerisce? Lo Spirito Santo. E chi? E come lavora, è come sa cogliere il momento opportuno. Io ho conosciuto tre famiglie, specialmente una famiglia numerosa, muore il padre di questi ragazzi, la madre disperata non sapeva cosa fare. Subito sono piombate due testimoni di Geova, non chiamati da nessuno, e hanno immediatamente dato i primi necessità, così poi garantite un'assistenza, noi veniamo quando avete bisogno. La poveretta a quel punto di disperazione ha detto va bene, e allora l'ho visto dopo qualche mese vestita di nero, ma l'ho guardata in faccia, non era la faccia di prima. Dico, so che il dolore ti ha distrutta, ma non è solo il dolore, cos'altro c'è? Allora, pieno di vergogna, si è chinata la testa e ha detto, ma io ho accettato i testimoni di Geova, loro mi aiutano. Ah sì? Beh guarda, il diavolo senza i testimoni di Geova poteva fare la stessa cosa. Lui può prendere, rubare il grano da una parte, lo può rubare, ma lo porta a te, lo può fare, lo può fare. Ha capito? E ha detto, ma come devo fare? Io devo vivere, anzi metto, devo campare. Perché campare è appena appena mettere cose nello stomaco, no? E arrivare al giorno appresso, invece vivere è tutto un altro mondo, l'anima, e devo campare. E va bene, allora ti assicuro che camperai lo stesso, anzi meglio, lascia perdere questa gente, non ti fa del bene, ti fa del male, e insieme a te fa del male ai tuoi figli che cadono nella confusione. Dopo è stata meglio di prima, perché la comunità a cui l'ho presentato, ecco la signora sta qui, chi può l'aiuti. Meraviglioso. Sempre la carità dà i frutti più belli, senza interesse, senza prevaricazioni. Ma io volevo parlare di San Francesco, perché sto distinto? San Francesco diceva a frate Masseo, tu adesso, a frate Bernardo, io mi metto per terra così, di schiena, tu mi passi sopra, metti il piede sulla bocca, sugli occhi, sulla faccia e devi dire, questo ti vuole per te, figlio di Pietro e Bernardone, perché tu sei lo più grande peccatore del mondo e tu meriti solo lo inferno di Dio. Ci provava, quello passava. Ma innanzitutto non gli riusciva di mettere il piede sulla faccia, insomma, cercava, faceva finta che aveva sbagliato un po'. E poi diceva, frate Francesco, tu sei l'uomo più caro a Dio, il Signore si compiace di te, e passa dall'altra parte. E Francesco, Bernardo, ma tu hai sempre obbedito, perché oggi invece fai a testa tua, mi dai questo dolore? Bernardo dice, va bene, ci riprovo. E ripetere le stesse parole di prima. Bernardo, ma tu non lo devi fare questo. Tu devi sapere che quello che ti dico io è la verità. Sì, ho detto bene, io ci credo, però quando mi muovo non sono io che parlo, un altro mi dice queste parole. Allora Francesco si è ritirato, si è dichiarato sconfitto di fronte alla potenza di Dio che agli umili dà le più belle consolazioni. Ecco, l'umiltà ci mette nella condizione di essere amati di più da Dio e perfino costringe l'umiltà Dio a fare miracoli. La vocazione di Levi, oggi, ce l'ha ricordato il Vangelo, Levi è Matteo, il grande evangelista Matteo, che imposta tutta la tesi del suo Vangelo sulla dimostrazione ai suoi connazionali ebrei che
Gesù Cristo è il Messia predetto. Tutto il Vangelo di Matteo, se ci fate caso, è fila così. Lui era del mestiere di Zaccheo. Che faceva Zaccheo? Riscuoteva le tasse. E all'epoca il gabelliere che riscuoteva le tasse era molto libero, non è come adesso. Se ti fanno subito la denuncia e ti mettono tra gli indagati. Potevi fare quello che volevi. Quanto doveva pagare? 10. Tu gli dicevi che doveva pagare 20. E quello 20 doveva pagare. Non c'era emissione di peccato. Perciò Zaccheo si era arricchito tanto. E anche lei, più o meno. Allora Gesù lo ha chiamato. Vieni e seguimi. Vieni, seguimi. Anzi, vieni, ce l'ho aggiunto io. Proprio la parola unica. Seguimi. Ha lasciato tutto. Si è messo dietro a Gesù. Ma chi era matto? C'aveva la famiglia, il mestiere, tutto. San Pietro ha fatto lo stesso. No. Quando interviene Dio, lui fa come fa la mazza che voi alzate per spaccare la pietra e l'accetta per spaccare il legno. Dà la botta. Poi il resto si risolve. Perché lui non lascia mai le cose a metà. Ha chiamato Pietro. Pensa alla famiglia di Pietro. E quella volta che andarono tutti gli apostoli, un bel numero, una quindicina di persone, la suocera di Pietro stava con la febbre a letto, si guardarono in faccia e disse: chi di questi sa cucinare? Chi di noi fa il cuoco qua? Gesù non ha fatto fare nessuno il cuoco. Ha detto: dove sta sta signora? Ha preso per mano e viene a cucinare. Si è alzato senza febbre, tranquillo. Dio non le fa le cose a metà, e allora non le farà neanche per voi, neanche per me, non le fa a metà. Noi dobbiamo stare attenti, che corriamo il rischio di farla a metà. Magari ci crediamo di aver fatto chissà con quanta bravura il nostro dovere, e poi non è così. Allora, l'umiltà ci dice: guarda che tu sei in debito, tu hai un debito enorme con Dio. Non te la spassare, ma adesso incomincia a fare sul serio. Quando è ora della preghiera, prega. Quando è ora del lavoro, lavora. Quando ricevi un'offesa, fermati, ferma la bocca e ferma le mani. È meraviglioso vedere bambini educati così, che a scuola sono provocati dagli altri e riescono a rimanere senza una reazione violenta, spontanea, no? E a volte ho visto che il ragazzo impertinente, vista la docilità, la non reazione dell'altro, ma proprio si è scatenato. Allora ho detto qua, un insegnante che era lontano: ma che guardi tu? Ma tu li conosci questi bambini? Ma che devo fare quello adesso? Perché non intervieni? Allora, a correggere la società non sono tanto i maestri, ma è proprio il Signore, perché Lui insegna dentro, parla dentro. E San Francesco è uno di questi discepoli. San Paolo dice che la grazia di Dio in lui non è stata inutile. Grazia Dei in me, vacua non fuit. Cioè, sempre. Quello che il Signore mi faceva capire, io compivo. Allora, il Signore è mia parte di eredità, è il mio calice. L'eredità è il merito, il bene che mi dà in paradiso. Il calice sono le prove della vita. Nelle tue mani, Signore, io metto la mia vita. Per me la sorte, dice questo salmo, è caduta in luoghi deliziosi. Anticamente, quando si doveva dividere un'area, si gettava il sasso, tu getti il sasso, è andato là. Allora, quello è l'appezzamento tuo. Quella, cioè, qui dice, in luoghi deliziosi, quindi c'è l'acqua, c'è il verde, c'è... Bene. Magnifica è la mia eredità. Pensate voi, gli uomini che sulla terra per amore di Cristo sono i più poveri,
in paradiso saranno i più ricchi. Non manca niente a San Francesco in paradiso. Allora dice il Salmo, io non posso vacillare, non mi posso permettere questo lusso di andare avanti e poi tornare indietro. Il mio cuore gioisce in questa risposta. Tu mi indicherai il sentiero della vita e io avrò la gioia piena della tua presenza, che è una dolcezza senza fine, e vivrò alla tua destra. Vediamo i passi di Francesco, abbiamo una ventina di minuti ancora. Però prima fate un canto così, respiriamo. Numero 544. Veniamo proprio da vicino a San Francesco. Se qualcuno di voi non ha letto ancora la biografia, la vita di San Francesco, alzi la mano. Vi dico bravi perché avete alzato la mano, non perché non l'avete letto, ma perché avete alzato la mano. Perché di solito quando si tratta di un vuoto si nasconde. Invece voi avete alzato la mano, questo mi fa tenerezza e mi dici che siete sinceri, e allora io sono sicuro che prima o poi prenderete in mano una bella vita di San Francesco, e se vi riesce ancora meglio le fonti. Cosa sono le fonti? È la raccolta di tutto quello che riguarda San Francesco e l'ordine francescano, quindi ciò che ha detto lui, ciò che è stato detto di lui, ciò che ha fatto lui e ciò che hanno fatto i suoi seguaci. La vita anche io l'ho letto, lo ripenso alle fonti, alzo la mano pure di farlo. Allora pur per te, bravo. San Francesco, ecco, mettiamocelo in questo momento, chiudete gli occhi e guardate, devo dire cercate, ma no, da qui, lo vedete. Chiudete gli occhi e vediamo Francesco giovane, questo giovane, più o meno di 18, 20 anni, 22 anni, così, ma anche meno, perché a 24 anni si converte, a 44 muore, ma i 20 anni che ha spesi dopo valgono per 20 secoli. No, quelli di prima erano 24 anni, immaginatelo. E questo giovane nella città di Assisi all'epoca, sai, la goliardica, far parte di un gruppo, anzi esserne un po' il capo, il trascinatore, la guida, insomma era un vanto. Francesco ce l'aveva questo vanto, era ricco di qualità naturali,
gioviale, intelligente, affabile, generoso, casto Francesco. Però tra quelle comitive passa un anno, un altro, e i suoi amici lo ammirano, sono contenti di avere un capo come lui. A un certo punto Francesco chiude questa pagina della sua vita, però gli altri non lo sanno il perché, cercano di capirlo, e qualcuno più da vicino, con confidenza, come Bernardo, dice: vieni a casa mia, dormiamo, ci mangiamo e poi ci riposiamo, stiamo un po', passiamo, perché ti voglio dire tante cose. E voi sapete cosa avvenne. Bernardo disse: io voglio seguire te. Francesco gli risponde: non puoi. Perché? Perché tu sei ricco, c'hai tanti beni, come fai? Io non c'ho niente, dice Francesco, e io sono pronto a lasciare tutto. Però questo discorso l'ha fatto Bernardo dopo che sono andati a letto. Bernardo fingeva di dormire per vedere che succedeva, Francesco che faceva. Francesco fingeva di dormire per indurre l'altro a dormire, cioè, almeno si addormenta, perché io dormo, allora si addormenta pure lui, si addormenta nessuno dei due. E Francesco, la sua preghiera accalorata, profonda: Signore mio, Dio mio, figuratevi, Bernardo non ha avuto la presenza di aspettare la mattina, si è alzato e ha detto: sì, basta, io ho deciso, lascio tutto, vengo con te. E tutti i beni che hai, se tu sei d'accordo, li vendiamo, vediamo tutti quanti, e poi andiamo in piazza e dispensiamo il ricavato. E così fecero. Quindi in poche ore delapidarono tutta la ricchezza di Bernardo. Quando avevano quasi finito di dare ai poveri, arriva un prete, frate Silvestro, dopo si farà frate, si è lamentato perché dice: io ti ho dato le pietre, la calce per costruire la chiesa di San Damiano, tu me l'hai pagato sotto costo, io non ho chiesto di più perché credevo che tu fossi un povero, ma oggi sto a vedere che tu ce l'hai. Allora frate Francesco, visto che quello non aveva capito niente, quel prete, ha detto a Bernardo: prendi il sacco delle monete che c'erano e dallo tutto a lui. Ma abbiamo finito, disse, dallo tutto a lui. Quello se l'è preso e è tornato a casa, soddisfatto. La notte sembrava che ci avesse una groviglia di vipere e di serpa attorno. Al rimorso, la vergogna, non riuscire. Anche lui non ha aspettato il giorno, si è alzato, è andato a cercare Francesco e ha detto: io ti ridò quello che mi hai dato, non voglio niente nella vita, voglio seguire te, tu mi devi fare da maestro. E infatti poi diventò un santo frate, veramente. Francesco si raccomandava le preghiere sue quando voleva una risposta forte da Dio. Ecco qua allora, i suoi amici, alcuni hanno capito e lo seguono, altri invece non l'hanno capito e lo disprezzano. Spiega questo fenomeno la libertà che ognuno ha di fronte a un fenomeno sociale, perché la conversione è un fatto spirituale, ma è anche un fenomeno sociale. Se uno di voi, no, che prima sta combinando di tutti i colori, si converte, basta, comincia a pregare alla grazia di Dio, gli amici dicono: beh, questo è un altro, non è quello di prima. Possono stimarvi e volervi bene più di prima, o viceversa. E voi che dovete fare? Seguite la vostra strada. Dio ha chiamato te, poteva chiamare quell'altro, il tuo denigratore, quello che ti disprezza perché sei cambiato, e invece ha chiamato te. E allora tu devi camminare. Francesco allora da giovane è un momento importante della vita di questo santo. Poche volte ci si pensa, e invece si deve pensare, perché noi andiamo a vedere chi è il San Francesco, no? Fondatore di questi tre ordini grandiosi, un santo glorioso nella Chiesa, nel mondo, stimato e amato anche dai buddisti, dai musulmani,
quanto devono costruire le basiliche di San Francesco d'Assisi? Ma chi ha dato le grandi offerte, le grandi colonne, tutto il legname pregiato, blocchi di tutto, infine? I musulmani, i maomettani, perché Francesco era andato fino al sultano per convertirlo. Non l'ha convertito, l'ha pure convertito, però insomma, solo lui, non tutto come Francesco voleva, voleva convertire tutti i musulmani, però perché quel musulmano, quel sultano, gli ha detto: o resti qua sempre con me, e se no mi dai un dispiacere se te ne vai. Francesco ha detto: non posso restare. Allora mi devi fare una promessa. Quale? Quando, tu lo saprai, perché il tuo Dio te lo dirà, quando io starò vicino alla morte, tu verrai e mi darai la tua benedizione, starai vicino a me. Questo Melek el Kame, il famoso sultano, e infatti prima di morire ha visto arrivare due frati e ha detto: e voi come lo sapevate? Ce l'ha detto frate Francesco: andate perché ha bisogno di voi, portategli la mia benedizione. E lui, probabilmente, dicono gli storici, è morto da cristiano. Prima non poteva, se no l'ammazzavano. Veniva di fare il sultano, ma non convertiva i suoi. La storia è questa. Francesco, allora, di fronte alla società, è un segno di Dio. Secondo passo, Francesco, nella vocazione evangelica, a chi chiede i consigli? Come si muove? Chi lo guida? Chi ha letto la vita di San Francesco lo sa. Francesco è guidato dallo Spirito Santo. Gli dicono: ma perché tu vuoi fondare un ordine, vuoi una regola così povera? Quanto mai nella Chiesa non ci sono mai stati questi? Perché non segui la regola di Benedetto o di Agostino? Gli agostiniani e i benedettini, no? Lui ha detto: ma non sono io, è il Signore che mi dice quello che devo fare, quindi non posso appartenere né all'uno né all'altro ordine. E ha rivoluzionato la Chiesa, Francesco, con quella povertà evangelica, e avendo creato un seguito di milioni, ma miliardi forse, di persone che si ispirano a lui anche se non sono francescani. Francesco ha fatto una vera rivoluzione nel Vangelo e nella Chiesa, però pacifica. Ha convertito se stesso, non ha preteso niente dagli altri. Francesco è un povero non contro i poveri, attenzione. È un umile non contro i potenti. È un convertito non contro i peccatori. La tentazione, appena noi andiamo un passo avanti, di pretendere che anche gli altri lo facciano, cioè, e noi no, dobbiamo andare. Il Vangelo, e lui osserva il Vangelo alla lettera. La famiglia di Francesco, la famiglia di San Francesco, composta da madre, padre e un fratello, il fratello si chiamava Angelo. La madre gli ha voluto bene e lo ha capito fin dall'inizio. Quando il padre commerciante partiva per andare nella Provenza a comprare le stoffe pregiate, e lì ha trovato la moglie, picca e provenzale, tant'è che lei parlava francese. Francesco ha il nome di Francesco, che vuol dire francese, il padre gli ha messo questo nome per questo, e lui da ragazzo, da giovane, quando cantava, cantava sempre in francese. Cantava in francese. Era quindi un uomo che aveva l'anima poetica, sentiva il richiamo dello spirito, delle cose soprannaturali. Famiglia composta dalla madre, appunto, quando il padre partiva, che per rabbia lo legava al piede di un tavolo dentro un insacco. Se andate nella Chiesa Nuova, andate sempre a vedere, l'avete visto, sì? Fa impressione, e lì lo legava come un cagnolino che non si doveva muovere. La mamma invece tenera,
dice, ma Francesco, dimmi tu, davvero quello che dici, te lo dice il Signore? Sì, mamma, io non ci metto niente, è il Signore che mi ispira. Allora l'ha sciolta e ha detto, se il papà deve picchiarti, picchia me, mi prendo io la responsabilità, segui la via di Dio. La madre, il padre, lo sapete, la scena quando si presentano davanti al vescovo, no? Francesco va e si consiglia, il vescovo dice, è bene restituire tutto quello che tu hai guadagnato e porti con te, ridarlo a tuo padre, perché quella roba era sua, e il ricavato deve tornare a lui, sì. Allora Francesco che ha fatto? Prima gli ha restituito quelle monete che portava dietro, e poi ha detto, non basta, adesso io gli voglio ridare anche il vestito, perché lo comprate con i soldi suoi, si è denudato. Allora il vescovo, preoccupato, boom, ha preso il suo mantello, plom, e l'ha schiaffato sopra, dice, ecco, me ne ti copro, sennò qua diventa un teatro, uno scandalo. Ma lui non si è preoccupato di niente, e allora, alzando le braccia adesso, ha detto, adesso posso dire, Padre nostro che sei nei cieli, non più solo figlio di Pietro Bernardone. Però Pietro Bernardone non era un cattivo, semplicemente era un orgoglioso sconfitto, vinto, perché ci contava su questa figlia, deluso. Quindi è come se avesse gettato tutto il patrimonio al vento. Questo è il motivo di tanto accanimento. Il fratello Angelo non ha capito niente della conversione di Francesco, lo sfotteva, lo prendeva in giro, no? Perché Francesco andava vestito in quel modo. L'ordine di San Francesco. Francesco si è trovato di fronte a una sorpresa. L'ordine francescano non è un progetto di vita di San Francesco, no? Lui si è convertito e adesso porto dietro a me tanti uomini. No, no, lui trattava la questione dell'anima sua a solo con Dio. Andava sul, se andate lì a Poggio Bustone, salite a 1000 metri, trovate la pietra dove lui pregava, sulla Verna altrettanto. Lui doveva trattare la questione della propria conversione e salvezza. E il Signore invece gli mandava dietro questi, uno appresso all'altro, tanti. E lui non sapeva cosa fare. Allora è andato dal Papa, ha detto, noi così e così. E il Papa ha detto, no, non è possibile. È troppo rigida questa regola che volete osservare. Allora Francesco ha detto, Santità, mi spieghi un po' il Vangelo, perché lì è scritto così. Allora, o ha sbagliato Gesù, o sbagliamo noi. Se ha sbagliato Gesù, sbagliamo pure noi, anche le chiese sbagliano. Il Papa ha detto, alla fine, quando l'ha sentito parlare, ha visto che non era un uomo fuori di testa, tutt'altro, ha detto, prega per la Chiesa, torna, ti dirò quello che dovrei fare. Quando è tornato, il Papa ha detto, tu hai incominciato dove noi finiamo. Alla fine, no? un Papa che si deve santificare, deve guidare la Chiesa, dopo che ha fatto tutto, è pari a Francesco che sta iniziando, per dire quanto è incominciato in alto Francesco. L'elemento sorpresa della vita di Francesco sono questi suoi compagni. Poi un'ultima cosa, Francesco non è mai soddisfatto di quello che ha fatto, ma ciò non per qualche segno di presunzione, ma di preoccupazione di non aver corrisposto perfettamente all'amore di Dio. L'amore di Dio lo rapisce. L'amore di Dio lo fa piangere, lo fa vegliare, lo fa digiunare. L'amore di Dio lo porta ai lebbrosi. Lì bacia il lebbroso sulla bocca, segno che tu prendi la lebbra e te ne vai in paradiso. Lui non ha avuto più paura. Ormai sentiva
la necessità di amare Dio così, totalmente e nella carità. Dopo la povertà, la grande virtù di Francesco diventa appunto questa carità. Ed è il serafico Francesco, il poverello nella vita, il serafico nell'amore. Lo Spirito Santo gli disse perfino come doveva salutare la gente quando andava per le strade. E lui disse, il Signore mi ha ispirato, mi ha detto che il saluto che devo fare è questo, pace e bene. E io lo dico a voi, pace e bene. Abbiamo finito. Canto numero 59. La benedizione e vi licenzio per tornare, andate pure alle vostre case, ai vostri amici, non fa niente, però riportate qualcosa di più. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.